E salve a tutti, gente! Bentornati qui a un nuovo episodio di Utopia. Dunque, nella scorsa parte abbiamo praticamente... cosa abbiamo fatto? Non mi ricordo più. No, seriamente non me lo ricordo più. Cos'era? Oddio. Ah, sì. Abbiamo scoperto che cos'è il Mantis Sharp, uno degli esseri più coccolosi che abbia mai visto in tutta la mia vita. Mio Dio. Che è pure... si ciba pure di cadaveri. È uno sciagallo, praticamente. Abbiamo scoperto nuove cose della com, abbiamo capito che probabilmente il nostro, diciamo, compito è quello di aiutare la povera Yui a recuperare la memoria e quindi magari ad aiutarla a svegliarla. Non ci è ancora ben chiaro come siamo entrati qua dentro, però, boh, non ci è ancora dato saperlo. Andiamo quindi avanti. Yui, che cosa c'è? Carta? Stai cercando della carta? Ah, ok. Se per te va bene, puoi usare questi fogli per le fotocopie. Cosa vorresti fare? Ah, origami? Sembri molto skillata a farli. Sembri molto skillata a farli, ovviamente. Oh, un regalo per noi, che carina. Che c'è? Per me? Grazie. Tu sai, ma io non sono veramente... grazie. Lo metterò dentro qui. Eh? Mi stai dicendo di fare qualcosa? Ma io non sono capace a fare niente. Poi, beh, non l'ho mai fatto prima. Insegnami, come farlo. Quel pesce... Potrebbe guidarmi più avanti. Boh, non l'ho capita questa, mi dispiace, scusatemi. Cos'era quello? Cosa ho visto? Cosa? Che succede? Viene dal muro, Yui. Stai lontano. No! Delfini! Delfini, non è. Non cagarli, sono necrofili! Sono necrofili! Non sembrerebbero essere ostili, ma. Cosa fai? E cavalchiamo così i delfini! Ehi! Aio! Che male. Ovvio, sono troppo grande per infilarmici. Ho bisogno di seguire Yui velocemente. E quindi andiamo a seguire Yui. Ah, ok, c'è un lucchetto, c'è una catena con un lucchetto nella parte opposta. Ho sentito dire che è facile da rimuovere. Bisogna usare un rubber band che non so cosa significa o qualcosa. Oh, giusto! Ah, Ah, giusto, il rubber band! L'elastico, davvero? Serve un elastico per rimuovere una catena. Come potresti rimuovere una catena con... Vabbè, non lo voglio sapere. Ce l'ha nelle tasche comunque. Proviamo. Ok. Basta che si apra. Giusto. Ben fatto. Di qua? Saliamo, non si sa mai.
Andiamo, Yui, sto arrivando. Maledette lumache. Stavo... Madonna mia. Delfino! Delfino! Cosa vuoi da noi, Delfino? Devi portarci nella terra magica di Palula. C'è qualcosa che non va con quel delfino? Salta, salta, si ballar! Sembra stia provando dolore. Te l'ha detto lui? Una coda viene fuori dal... dalla sua coda? È incinta! È un bambino! Quindi non sembra uscire. E ci hai chiamati per... venire qui, per aiutare praticamente. Non sono sicura che vada bene quello che sto per fare, ma... Yui? Tira fuori la coda. Tira la coda. Ai ai ai. Fai del tuo meglio. Soltanto un piccolo sforzo. Yui! Che è successo? È andata a sbattere contro la testa da qualche parte? Yui, va tutto bene? Poi bambino ha fatto fuori tipo... Pim! Tipo bottiglia tappo. Ah, sì, non piangere, non piangere. Yui, guarda! Oh, che cuccioli. Mamma e delfina. Yui, sarebbe davvero meraviglioso se tu potessi ricordare anche tua madre. No? Ne hai una, giusto? Una madre? Ah, quindi sa di avere una madre, già è una buona cosa. Ah, io non conosco tua madre, Yui, ma... Scusate, c'era una cosa strana da queste parti. Ah, è un capello, ecco che cos'era. Vabbè, ma io penso che stia davvero... si stia davvero preoccupando per te. Probabilmente viene a visitarti e stringe la tua mano e ti parla e altre cose. Non hai sentito nessun tipo di una presenza come quella? Yui. La sua madre? Yui. Yui-chan. Dove vai? Sta ferma, non correre come una pazza. Ehi! Dove sei? Dove vai? Ciao delfini, è stato bello farvi partorire. No, non proprio in realtà. Di qua? È chiusa. Forse di qua è andata? Niente. Quindi forse salendo? Salendo? Salendo. Yui! 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 Piano, 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 piano. Mio Dio, che bastardo! No, immagino di dover andare dove ci sono le lumachine. Questa volta non mi avete fregato, cazzarola, eh? Ah, Yui è di lì. Cosa c'è, Yui? Ma dove cavolo va? Yui! Che sta facendo quella? Cosa c'è? Ah, devo stare attenti a sti cosi? Ok, piano. Ok...
ci sono due. Non è qui. È forse là dentro lei. Usiamo questo per salvare, va. Yui? Che c'è? Yui! Yui, quelli! Tuo padre e tua madre, giusto? Non lo sa. Yui. Verremo ancora, va bene? Yui? Yui! Ok. Dove stanno andando? Ferma, ferma! Yui! Mo ci manca solo che ci si ammazza. Non è buono. È un posto. È completamente senza fondo. Yui. Se questo è dentro le tue memorie, puoi vederlo. Se c'è qua. Se c'è. Se. Se c'è un modo per richiamare tua madre, tuo padre, forse noi potremmo andare oltre di qua, diciamo, oltre di qua. Cose come dove vivi e what, e cosa stavi facendo, cosa fai della tua vita, insomma. Per favore, non abbatterti. Proviamo a vedere se possiamo trovare qualcosa. Ok, che cucciola. Che c'è? Non sembri stare bene. Vai a dormire nel letto lì, mentre io andrò a dare un'occhiata, a fare delle ricerche. Ad ogni modo, non tieni al sicuro. Non tenere al sicuro quel. Non hai tenuto al sicuro. No, aspetta un secondo, non ho capito. Ad ogni modo, non stavi portando con te quel libro di figure. Cosa ho visto? Non mi piace quella cosa, veramente. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Yui, sono io. La tua stanza sembra essere connessa con quella delle. Con la stazione delle infermiere. Con il telefono delle stazioni delle infermiere. Così. Anche Yui, oh, l'ho fatto, Yui, l'ho trovato, il posto dove vivi. Che sta proprio ora. All'infermiera, Yui. L'infermiera? La tua. L'infermiera. Sembrerebbe che tu hai un indirizzo. Ma l'indirizzo, il tuo indirizzo. Complesso di appartamenti, ha detto. Complesso. Akane, Yui, why? Aspetta! Ho trovato la strada giusta! Devo andare di lì? Ho paura. Ho paura.
dove siamo? Oddio, e dove teoricamente lei vive, quindi? Sta ricordando? Ok, va bene. Saliamo qua. Va bene, gente, finiamola qui. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui scopriremo che cosa, dov'è, come è fatto il posto in cui vive Yui e soprattutto scopriremo cosa, come ha perso la memoria e, cioè, la memoria l'ha persa perché è andata in coma. Perché è caduta in coma più che altro? Che cosa è accaduto? Sospetto che si tratti di un incidente. Questo gioco è davvero interessante, alterna dei veri momenti di, diciamo, vera e propria fantasia in momenti di veri e... non dico veri e propri, ma comunque di ansia, di terrore. Meglio farlo, non si sa mai. Se vi è piaciuta questa parte, lasciate un mi piace, ci vediamo nel prossimo episodio. Yow!